squadra che vince non si cambia, manifestazione nata 25 anni fa insieme all'allora compianto sindaco Enrico De Giovanni, che mi piace ricordare perché ideammo insieme questo come il Capodanno faentino. E allora esordimmo con gli allora Gaetano, Raffaele e Paolo, che io decisi di cambiare il nome in Trio Italiano, e loro accettarono, quindi da allora che si chiamano così. Ma loro festeggiano i 30 anni in cui suonano assieme, quindi martedì 14 agosto nella piazza della Molinella ci saranno nuovamente loro con alcuni ospiti. Martedì 14 agosto Piazza Neri tornerà ad ospitare anche quest'anno il tradizionale concerto di Ferragosto sotto le stelle. Sul palco, ormai da un trentennio, il Trio Italiano, per uno spettacolo che da tempo è stato ribattezzato il Capodanno dell'estate faentina. Paolo Giovannini, Raffaele Montanari, Gaetano Barbarito e Daniele Cicognani presenteranno il loro classico repertorio. Musica italiana dagli anni 60-70 ad oggi, dai gruppi storici come Dick Dick e Nomadi, Equipe 84 e Cugini di Campagna, alle formazioni al vertice delle vendite di questi anni come Modà o monumenti popolari come Vasco Rossi. Un lungo concerto durante il quale la band ospiterà artisti e amici incontrati lungo i tre decenni di carriera. Ospite d'onore saranno i Defiance, guidati da Cesare Reggiani, insieme ai quali il Trio Italiano dedicherà la serata al musicista faentino Enrico Liverani, storico bassista della scena locale recentemente scomparso. Organizzato dalla Casa della Musica, il concerto di Ferragosto verrà vissuto come una continuazione delle celebrazioni della figura del maestro Secondo Casadei. 90 anni di musica ripercorsi in quest'ultima stagione in diverse manifestazioni, in particolare con la Notte del Liscio, che ha alternato tappe in diverse città della Romagna, lasciando a Faenza un ruolo da protagonista per ricordare la memoria di Arte Tamburini, la voce di Romagna Mia e molti altri componimenti, mancata lo scorso dicembre. In caso di maltempo, come ogni anno, il concerto di Ferragosto, gratuito, sarà rinviato al 15 agosto.